Beh, a tutti ragazzi, che sta a vostro oggi c'è un nuovo video dove andremo, anzi dove andrò a spiegare bene, meglio, così voi tutti capirete come funziona il team, come è diviso, i pro video, come funzioneranno. Partiamo, parte una piccola partita in sottofondo. Allora, il team. Allora, l'abbiamo creato, non è competitive, soprattutto for fun, per divertirsi. Io e l'altro capo, mio amico, abbiamo deciso che sarà diviso in quattro sezioni principali, quindi il team principale, quindi quelli più forti e i capi, i co-capi. Esso si dividerà ancora tra pubblica, quindi competitive, e creativa, quindi quelle sono più forti in bots, fight, in build. L'altra parte invece è l'Academy, dove le persone tipo 007, che da poco è iniziato a giocare, altri nemici che sono un po' più forti, riescono ad allenarlo e quindi farlo migliorare. E quindi qui nell'Academy ci possono anche essere persone che nel team principale aiutano le persone un po' più scarse. E anche qui diviso tra creative e pubblica, arena o roba varia. I provini, come avrete visto, le live ci sono dei provini, sono molto incasinate, quindi vi chiedo soprattutto che se volete fare il provino solo quando vedete il titolo live per il mio nuovo team. Non venite a chiedermi provini a altre live perché non ve li faccio, perché per me è un casino organizzarmi. Quando faccio le live con i provini dovete avere pazienza, perché l'altro giorno ho fatto 143 views e ho fatto quasi 20 provini. 10 di questi sono andati molto male, perché c'erano alcune persone che dicevano: sì, ci impossessiamo del team, e cavolate varie. Bene, provini, ovviamente non accettiamo persone che usano hack o macro, appunto di altro genere. I tornei ci organizzeremo e speriamo poco tanto di fare tornei nel team, dentro il team, quindi fare una persona contro un'altra e fare un torneo. Anche se ci saranno i tornei, quelli che organizza direttamente Epic Games in gioco, io sceglierò, se sono in squadra, sceglierò io, un mio amico e anche qualcuno del team di Forte, ovviamente. Se vi dico che non avete passato a provino, non dovete offendermi, ma tanto per adesso nessuno si è mai offeso, ma bensì to dovete tornare un mese dopo, così ve lo rifacciamo e vediamo se siete migliorati. Se siete migliorati, entrate nel team. Per parlarci nel team, per non avere casino e tutto quanto, io mica abbiamo fatto una classe Classroom. Adesso, chi sta guardando questo video, che è uno del team, un giorno che non sono in live, oppure anche che sono in live, comunque vi metto il codice anche sotto questo video della Classroom, così voi vi unite e lì parliamo, vi scrivo cosa bisogna fare. Ok, e ovviamente se qualcuno non è nel team ma entra comunque nella classe, ovviamente lo tolgo. Mi sembra di avere tutto in questo argomento. Perfetto. Ovviamente le live che sto facendo sui provini vi ringrazio, perché sto facendo tantissime, ma tantissimi iscritti. Non, le live veramente le sto facendo perché ho voglia di avere un mio team dove mi diverto, non per prendere iscritti, sia chiaro, perché appunto mi piace prendere iscritti legalmente, legalmente nel senso no, senza fare iscritto ricambio come facevo un tempo. Ma quindi gente che si iscrive e rimane fedele, anche se mi sono accorto che anche molte persone, anche se non passano il provino, rimangono iscritte. Infatti ho fatto 40 iscrizioni in una settimana più o meno, in mezza settimana in realtà. Detto questo,
Non vi posso invitare sempre, quindi se sono in live e mi vedete online, non venite sempre a chiedermi GGG, posso giocare, GG, posso giocare, Oppure perché spammare esatto, e non appunto, se mi spammate gli inviti, tolgo degli amici, oppure non siete più nel team. Altra cosa, appunto, non posso giocare sempre con tutti, perché molte volte gioco con i miei amici con cui non gioco da tanto tempo, gioco con loro. Farò oppure e di organizzerò invitare. un giorno dove farò il giorno per il team, diciamo un giorno per gli iscritti, dove giocherò solamente con voi. I provini dovete scegliere voi se farli in pubblica o in creative, per noi è uguale, però abbiamo notato che in creative si unisce troppa gente, quindi d'ora in poi abbiamo delle lobby della creative molto più ristrette, tipo prendiamo 4 persone, si sfidano 2-2-2-2. Chi vince va nel team principale, invece gli altri due si sfidano. Chi vince tra quei due che sono stati battuti dei primi due va negli Academy, invece quello che perde anche contro il tipo che va nell'Academy non è nel team, quindi deve ritornare tra un mesetto, appunto, un po' di settimane. Detto questo, mi sembra di aver detto tutto. Come giustamente mio fratello mi fa notare, molte volte non sono io che gioco, ma mio fratello, quindi non vi può invitare anche perché non vi conosce. Quindi se volete sapere se io sono in live, aspetta, se sono online e sono in live, sono incartato. Quando sono in live, quando gioco a Fortnite sono sempre in live, quindi per vedere se potete giocare con me, basta vedere se sono in live. E io non gioco mai senza far live, perché va a vedere se faccio delle belle cecchine, la roba varia. Volevo sempre clippare come ho fatto negli ultimi 2 settimane, ho fatto due bei video che stanno anche andando molto bene. Ne ho fatto uno ieri, andatevelo a vedere, è molto bello, molto ben editato. A proposito del canale, vi ringrazio del supporto, perché mancano 23-22 iscritti, se non mi ricordo più, ai 500. Per lo speciale, chi sta guardando questo video, glielo spoilerò già un po'. Farò, diciamo, un mix di tutti dei miei video, dei miei primi video. Noi proprio reagire al video, dei pizzettini. E detto questo, ho detto tutto. Vi ringrazio per la visione del e video. che non scendi. Domani o dopodomani, uscirà un nuovo video molto interessante sul clickbait, quindi ve lo spoilerò già un po'. Non vi spoilerò altre robe perché è un video, diciamo, molto difficile da creare. Quindi vi ringrazio per la visione del video. Spero che voi abbiate un po' più capito meglio come funziona il team, quindi non dovete insultare una roba varia. E niente, mi raccomando, iscrivetevi se avete anche altri account. Se vi iscrivete anche con quelli, perché se mi state aiutando a compiere a Sono più termine iscritti. il mio sogno, quindi arrivare comunque a una bella somma di iscritti. Sì, Niente, detto perché non ti questo, quindi preoccupare. grazie del video. Ciao ciao, ci vediamo oggi live di Ciao. Fortnite o dopo pranzo o dopo cena o oggi pomeriggio.